Benvenuti e bentornati alla rubrica televisiva Lavorare al Centro, la rubrica televisiva di Centro Consorzi Case Artigiani Belluno. Un saluto a voi da Stefano Balbinotta, responsabile dello sviluppo e dell'organizzazione di Centro Consorzi e vice segretario di Case Artigiani Belluno. Nella puntata di oggi vedremo alcuni servizi riguardanti le attività di Centro Consorzi e dell'associazione e prima la parola a due nostre aziende, clienti, Centro Consorzi e associate Case Artigiani, che presenteranno il loro lavoro. Gruppo Acil Canguro, una catena di supermercati esistenti in provincia di Belluno dal 1976 e da oggi con una nuova partnership con la PAM. Sentiamo dalle parole del responsabile commerciale Francesco Cassol queste brillanti novità per il nostro territorio, con gli stessi valori di un tempo. I supermercati Canguro sono operativi da 48 anni perché il primo supermercato è stato aperto nel lontano ormai 1976 e nel corso di questi anni la rete di vendita si è sviluppata fino ad arrivare a 10 punti vendita totali distribuiti in maniera omogenea sul territorio bellunese. Il tutto cercando comunque di mantenere una caratterizzazione dell'offerta riguardante il prodotto locale, perché riteniamo che comunque il prodotto chilometro zero o locale appunto possa caratterizzare al meglio la nostra proposta e possa differenziarci da quella dei nostri competitor. Uno dei nostri punti di forza è sempre stato il reparto macelleria, per il quale siamo riconosciuti da quando abbiamo iniziato, quindi ormai da 48 anni fa. L'obiettivo che ci poniamo è quello di dare una carne della massima qualità a un prezzo conveniente, tanto che riusciamo ancora a lavorare le carni bovine in mezzena grazie all'avallo dei nostri macellai, la maggior parte dei quali lavora con noi da parecchio tempo. E nel prossimo servizio parleremo di una grande convenzione che è stata fatta fra Case Artigiani Belluno e il patronato ENASC e CAF UNSIC. In questo modo Case Artigiani è riuscita ad aprire due nuove sedi nel territorio, una a Feltre in via Panfilo Castaldi 7 e la seconda a Belluno in via degli Agricoltori 13. In questi due posti, su Feltre il quarto martedì del mese e su Belluno il secondo venerdì del mese, abbiamo aperto uno sportello per dare modo di poter presentare sia le pratiche di Solidarietà Veneto, San in Veneto ed EBAV, per essere sempre più vicini a voi imprenditori e per i vostri dipendenti. Ma sentiamo la Maris Arabella, operatrice del patronato ENASC, e Monica Porco, operatrice del CAF UNSIC, ringraziando ancora una volta Darold Daniela e Darold Paolo per il supporto che hanno dato all'associazione. Il mio lavoro consiste nell'essere un intermediario tra il cittadino e i servizi assistenziali forniti ad esempio dall'INPS o da altri ministeri. Per quanto riguarda l'INPS ci occupiamo di tutta la parte pensionistica, come ad esempio il calcolo dei contributi, controllo dei contributi e presentare poi effettivamente le domande di pensione. Servizi assistenziali come presentare domande di disoccupazione, assegno unico o tutto quello che concerne i congedi parentali, quindi maternità e paternità. Inoltre possiamo presentare anche pratiche relative a infortuni sul lavoro oppure malattie professionali dialogando con l'INAIL. Nel nostro campo noi offriamo servizi di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti. La maggior parte del lavoro è incentrato sulle campagne fiscali, quindi elaborazione modello 730 e elaborazione modello redditi. Dopodiché abbiamo una parte assistenziale che riguarda la compilazione dei modelli ISE per tutta una serie di poi pratiche di assegno unico che va poi a interfacciarsi con il patronato. Dopodiché abbiamo una parte di pratiche che riguarda i pensionati, come l'elaborazione dei modelli RED, che sono dichiarazioni sempre dei redditi di pensioni che vanno a guardare anche l'estero. Ci spostiamo come campo perché facciamo anche elaborazione di contratti di locazione, quindi assistenza anche per chi deve elaborare un contratto d'affitto, e tutta la tematica delle pratiche di successione sempre ai privati cittadini.
Inoltre offriamo un servizio di assistenza per i contratti di colf e badanti con l'elaborazione delle buste paga per la parte del datore di lavoro, quindi dall'assunzione fino alla gestione del contratto di lavoro per colf e badanti. La provincia di Belluno ha molti talenti. Purtroppo molti di questi si trasferiscono altrove per cercare fortuna, magari dopo aver studiato. Ma dobbiamo coltivare i talenti e tenerli nel nostro territorio. Da qui un ambizioso progetto che partirà proprio già quest'estate con 8 appuntamenti serali per Saranno giornalisti un domani. Una collaborazione fra Telebelluno e i ragazzi di Scuole in Rete e Centro Consorzi che si svilupperà all'Urban Hub per creare i presupposti per i giovani che hanno la passione del giornalismo per trovare lavoro nella nostra provincia o per crescere le loro abilità fin da giovani. Sentiamo le parole da Pierluigi Svaluto Moreolo. Sì, Stefano, c'è una interessante opportunità per i giovani bellunesi, per gli studenti bellunesi tra i 17 e i 25 anni. Questa opportunità, titolata Domani giornalisti, vede la collaborazione tra il Centro Consorzi, la nostra emittente, le nostre emittenti, Telebelluno Dolomiti, Dolomiti Live TV e Radio Belluno e gli amici delle scuole in rete. Un percorso formativo di 8 lezioni, 2 ore a lezione, dal 16 luglio si concluderà il 9 agosto, che darà l'opportunità a 6-8 giovani studenti bellunesi dai 17 ai 25 anni di approcciare al mondo dell'informazione, della comunicazione in genere e in particolare dell'informazione radiotelevisiva e anche del settore tecnico. Dunque un'opportunità che ci pare interessante per coloro che abbiano curiosità di entrare nel mondo della comunicazione e del giornalismo, 17-25 anni, per gli studenti bellunesi, domani giornalisti. Informazioni presso il Centro Consorzi. Ringraziando le aziende socie, Casartigiani e clienti Centro Consorzi per aver supportato questa puntata odierna, passiamo al primo argomento. Con oggi volevamo darvi l'avviso che Centro Consorzi ha aperto una rete vendite a livello nazionale, sia per vendere i servizi di Centro Consorzi, sia anche di nostri enti partner a livello sovraterritoriale. Per lo sviluppo di questa iniziativa, di questa rete vendite, c'è la collaborazione fattiva di Roberto Taroni e di Antonio Ranieri. Sentiamo Antonio Ranieri che cosa ci racconta per presentare questo ambizioso progetto. Un saluto a tutti, sono Antonio Ranieri, responsabile dello sviluppo della rete commerciale per Centro Consorzi. Sono lieto di annunciarvi che Centro Consorzi ha creato la sua rete commerciale non solo per quanto riguarda il Triveneto, ma per tutto il territorio nazionale. Questo perché forte ormai dall'esperienza di ultradecennale, quindi stiamo parlando di una realtà di 43 anni sul territorio, porterà i valori di principio win-to-win, di affiancamento all'imprenditore, di condivisione di valori etici, morali e di concreta espansione legata a concetti di vivibilità aziendale, di sostenibilità, di green e di diciamo competitività, porterà su tutto il territorio nazionale i servizi che Centro Consorzi ha elaborato per le piccole e medie imprese italiane. Tutto questo nasce dal fatto che comunque Centro Consorzi ha sempre creduto nell'imprenditore, nella persona che investe, che rischia in prima persona e quindi fortemente ha voluto che i servizi che verranno portati alle piccole e medie imprese saranno altamente qualificanti, altamente gratificanti e saranno soprattutto servizi che porteranno a una grande utilità per l'imprenditore, ma non solo l'imprenditore, ma per tutto quello che ruota intorno a lui, partendo dai dipendenti, dal management e anche dalle famiglie che dietro quell'imprenditore e dietro quel dipendente vi vivono. Se siete persone alla ricerca
di un'occupazione, di un settore altamente qualificante, altamente specializzante, inviate il vostro curriculum a antonio.ranieri@centroconsorzi.it e lo valuteremo insieme e, perché no, magari dare la possibilità a tanti di voi di entrare a far parte della nostra famiglia. Ora, prima dell'estate, vi diamo già un'informazione sui prossimi corsi che partiranno in quest'autunno al rientro dalle ferie. Abbiamo pensato di organizzare dei percorsi formativi per la gestione del tempo, la gestione dei progetti, ma anche la gestione degli spazi. Infatti, nel prossimo servizio abbiamo intervistato la Francesca Stracuzzi, che è l'unica consulente veneta del metodo KonMari, che serve per creare uno spazio di lavoro, un ufficio, un ambiente di lavoro più ordinato, motivante e quindi anche più produttivo, migliorando non solo il benessere dei dipendenti, ma anche l'immagine stessa dell'azienda. Sentiamolo dalle parole della dottoressa Francesca Stracuzzi. Buongiorno, sono Francesca Stracuzzi e sono una professional organizer e una consulente certificata del metodo KonMari. La mia professione è stata raccontata in diverse riviste a carattere nazionale, su Repubblica, il Corriere della Sera e il Gazzettino, la pagina nazionale, e sono stata anche ospite varie volte a Rai 1 sulla trasmissione 1 Mattina. Questa collaborazione che è nata col Centro Consorzi nasce proprio perché le competenze in ambito lavorativo, anche a livello organizzativo, sono molto importanti. Verranno presentate questi corsi a breve e saranno di tre tipi diversi: un corso indirizzato alla pubblica amministrazione, un corso alle aziende private e un altro invece sarà rivolto alle aziende che si occupano di benessere della persona. L'organizzazione personale ha dei vantaggi che non riguardano solo la sfera lavorativa, ma aiutano proprio le persone anche nella vita quotidiana e quindi anche nell'ambito familiare. Vi consiglio di partecipare all'incontro formativo che verrà fatto, organizzato dal Centro Consorzi. Potete trovare dei numeri qui sotto per chiedere maggiori informazioni. Vi ringrazio dell'attenzione. E con anche questo ultimo servizio termina la puntata odierna di Lavorare al Centro, la rubrica televisiva di Centro Consorzi Casa Artigiani Belluno. Un saluto a voi da Stefano Balbinot, vi auguro una buona estate se avete incominciato ad avere il vostro periodo di riposo, o altrimenti tenete duro che agosto sta arrivando.